tutti voi che state qui e anche a tutti quelli che ci seguono dal web. Siamo qui per inaugurare il museo, lo sapete tutti, ma soprattutto questa vorrei fosse una riunione fra amici, fra vecchi amici, perché con tutti, con quasi tutti voi ci conosciamo da tempo, insomma, da qualche anno. E quindi questa sera è un bel ritrovarsi, ecco, mi fa molto piacere. E siamo qui insieme a Mario e insieme ad Alpha, ad Elif e Alpha Hour, anche per, diciamo, per rinnovare un periodo del museo che è stato importante e per dare un nuovo inizio a questo progetto. Il progetto del Museo del Metaverso che tutti conoscete. Il museo è stato ricostruito, il museo durante gli anni, dal 2007 ad oggi, ha avuto diverse strutture. Questa volta la struttura è stata ricostruita da Alpha Hour, Elif Eiter, nella vita reale. E insomma, una struttura che, come potete vedere, è bellissima, insomma, si compone di diversi piani, il piano terra con nove sfere e poi fino al settimo piano, piano terra, livello terra e livello cielo. Insomma, abbiamo più di 40 artisti, quindi questo vi può far capire quanto lavoro, quanto impegno e quanto entusiasmo abbiamo avuto in questo periodo. E conoscete benissimo Mario Gerosa, perché Mario Gerosa è stato il pioniere dell'arte dei mondi virtuali e quindi Mario è un giornalista, un saggista, capo redattore di AD. Mario ha scritto diversi libri sui mondi virtuali, a partire da Mondi Virtuali, appunto, edizione Castelvecchi, se non vado errata. Sì, vero. Second Life, un libro per chi si avventurava negli anni 2007 e in Second Life fondamentale, e Rinascimento Virtuale, che poi, se tutti ricorderete, il libro che diede il via alla mostra realizzata a Firenze nel Museo di Storia Naturale, di cui Mario Gerosa fu il curatore. Una mostra internazionale che coinvolse tutti gli artisti da tutte le parti del mondo. E insomma, quindi diciamo che è un bel ritrovarsi in questo momento. Sinceramente mi fa molto piacere di rivedere amici che non vedevo da tempo, come Mario Cerboni, che veramente per me è un piacerissimo averlo qui e avere le sue opere per la prima volta esposte al Museo del Metaverso. È un piacere avere tutti voi, sia i nuovi che i vecchi amici. E quindi Sarima Ghia, Freda Corda, insomma, guarda, adesso farei un torto a qualcuno citandone alcuni e lasciandone altri, quindi ecco, tutti amici, è bellissimo rivedervi e stare insieme a voi. Poi avrete modo di visitare il museo, perché il museo non si visita con una passeggiata, perché è abbastanza sostanzioso, con tante opere da visitare, tante installazioni, quindi magari, ecco, vi inviterei anche a venire nei prossimi giorni per vedere poi con calma tutti i lavori che sono stati esposti. E vabbè, adesso poi io vorrei che questa poi fra l'altro fosse anche una conversazione fra amici, insomma, non vorrei che fosse una cosa paludata. Quindi lascio la parola a Mario, con il quale poi insomma interloquiremo, senza che questa debba essere, diciamo, una cosa, una conferenza o chissà cosa, ecco. Sì,
Grazie Rosanna, grazie mille. E Prego. innanzitutto voglio fare i complimenti sia a te sia a Elif Eiter Alpha Hour per il lavoro straordinario che avete fatto. E pensavo proprio in questi giorni, dopo che abbiamo fatto la visita al museo settimana scorsa, che bisogna darvi atto di essere riusciti a garantire una solida continuità all'interno di questi mondi virtuali, soprattutto la parte culturale, l'arte e la cultura in generale. E trovo che sia una cosa straordinaria quella che avete fatto. Questo museo garantisce veramente il perpetuarsi, l'andare avanti di una tradizione che è importantissima, almeno a mio modesto avviso. E in effetti pensavo, gli anni sono passati in fretta, sono passati tanti anni ed è proprio grazie come questa che si spera, insomma, che non vada disperso questo Sì. patrimonio che da allora, tutto sommato, i discorsi mi sembra che bene o male siano sempre gli stessi, un patrimonio che non è stato ancora sufficientemente Certo. valorizzato da parte dei Sì. critici, da parte delle istituzioni esterne, come già abbiamo avuto modo di dire. Sì, certo, poi sì, prego. E l'altra cosa, appunto, pensavo ancora, ci pensavo oggi, che appunto vedevo il museo è attivo dal 2007. Prima che ci fosse il museo, in effetti, non c'era niente di questo genere. Non c'erano musei così organici, c'erano solo tante piccole gallerie. Per carità, però, diciamo, una funzione come questa, metaverso, di collettore non c'era ed è importantissimo che ci sia. Mi piace tanto anche l'idea che il museo sia stato progettato da Alpha Hour, da Elif Eiter, che è una Certo. delle persone più attive e più interessanti tra quelle che operano nei mondi virtuali. Una persona di grandissima sensibilità e di grandissima cultura che è riuscita a portare qui dentro il suo know-how creando un'opera veramente notevole. L'abbiamo visitata insieme appunto una settimana fa e veramente è un'architettura estremamente duttile, estremamente versatile ed è il riflesso della capacità di Elif. Che mi piace ricordare, tra l'altro, fa un'opera straordinaria anche come saggista, infatti dirige, tra le altre cose, Metaverse Creativity, che è una rivista scientifica molto importante per i mondi virtuali. Quindi direi veramente una sinergia notevole questa tra il museo e Alpha Hour, Elif Eiter. La cosa bella in questo museo, a livello architettonico, secondo me, che dà una visione del futuro che non è per niente scontata, non è quel futuro ovvio da fantascienza dei film, ma è quel futuro che non ci accorgiamo di quando entra nelle nostre vite. Il futuro degli iPad, dei tablet, delle stampanti in 3D, tutte cose che rivoluzionano la nostra vita, però non sono così evidenti. Trovo che sia in linea con questo spirito, per cui veramente grandissimo complimento a Elif Eiter, che ha fatto un'operazione ottima. Bello anche quello che c'è all'interno del museo, perché quando abbiamo fatto la visita, attraverso tutti questi piani, veramente non si finiva mai di stupirsi, perché c'è una così grande varietà di opere che è veramente aperta. L'osservazione che si faceva l'altro giorno era appunto che forse, rispetto a quanto era stato fatto anni fa, per cui il tentativo a tutti i costi di portare all'esterno l'arte di Second Life per farla conoscere nel mondo e in generale l'arte in mondi virtuali, forse adesso a posteriori verrebbe più da dire, cercare di portare almeno all'interno critici e personaggi influenti delle istituzioni, perché
è proprio all'interno, con questa forte carica immersiva, che si riesce a sperimentare al meglio queste opere. Almeno a distanza di tempo, io non entravo nei mondi virtuali ormai da qualche tempo, diciamo, e una settimana fa, quando sono venuto al museo per la prima volta, veramente sono rimasto, direi anche commosso, veramente un grandissimo lavoro, un gran bel lavoro. E come dicevo, è bello nel museo questa capacità di aver creato una varietà di opere diverse, dall'installazione alla scultura, al dipinto. Sono veramente lavori molto molto interessanti. La cosa che sarebbe bello vedere in prospettiva sarebbe anche una sezione storicizzata in cui poter osservare i lavori di qualche tempo fa. Un'altra considerazione che si faceva è che, bene o male, nel giro di qualche anno molto la sensibilità è cambiato, l'approccio all'arte che si realizza all'interno dei mondi virtuali. Nel 2007-2008 prevaleva più un gusto ludico, pop, molto divertente. Adesso mi sembra, insomma, almeno da quanto ho potuto vedere nel museo, che ci sia una tendenza ancora diversa, quindi estremamente interessante. E mi ha fatto piacere vedere, tra l'altro, nel museo ben rappresentati alcuni dei personaggi che io ritengo personaggi chiave per lo sviluppo e prima di Second Life e poi dei mondi virtuali. Penso, per esempio, a Bruno Cerboni, che è un maestro assoluto, non solo nell'arte, ma proprio come vero pioniere tecnologico nel dare proprio una grossa spinta alla conoscenza e allo sviluppo dei mondi virtuali. E poi penso a Patrick Moya, molto attivo sia all'interno di questi mondi sia all'esterno, un artista veramente notevole. E poi ancora Gian Piero Moioli, Frida Korda, insomma tanti amici che poi mi ha fatto piacere entrare attraverso le loro opere. L'altra cosa che dicevo, sarebbe forse utile un domani all'interno del museo avere come dei tablet portatili o delle piantine che permettano man mano al visitatore di trovare la sala in cui c'è un determinato artista e di potersi spostare senza problemi. E quindi, diciamo, comunque come bilancio veramente ultra positivo, per cui veramente l'unica cosa che posso dire è che veramente apprezzo enormemente il lavoro che avete fatto, sarò un visitatore assiduo e veramente tanti tanti complimenti sia a Roxelo sia a Alfa. Veramente un bellissimo lavoro e spero veramente anche all'esterno venga pubblicizzato come si merita. Quindi complimenti. Grazie Mario, grazie. Sentite? Sì. Sì, no, in un certo momento non andava più il microfono. No, dicevo, sì, anch'io ringrazio te, diciamo, perché con questa tua partecipazione ci hai dato anche uno stimolo in più, ecco, uno stimolo in più a credere in noi stessi, perché molte volte in questi mondi c'è anche bisogno di credere in noi stessi. E, ringrazio Alfa perché ha fatto un lavoro enorme in questi mesi, un lavoro ma anche di dettaglio, pensando ai teleport, pensando, cioè, veramente, guardi, non so come raccontarvelo questo lavoro, perché è stato talmente minuzioso, ma talmente anche tanto, diciamo, curato, che è impossibile da raccontare, ma dovete solo vederlo. Dovete solo vederlo per apprezzarne tutta la bellezza.
Diceva Mario, ci sono degli amici, sì, qui ci sono tanti amici, e oltre a quelli che Mario ha citato, mi fa piacere citare Dan Coyote Antonelli, mi fa piacere citare Velázquez Bonetto, Sarì Maggia, che adesso mi correggerà, Giovanna Cerisi l'ho già detto, Dacco Mondai, Mado Mix Umino, Aquila della Notte, che con i suoi articoli ha sempre tenuto molto vivo, diciamo, tutto quello che succedeva nel mondo virtuale, Capcatragu, Mailo Mailo, insomma, tanti, tanti amici che oggi sono qui con noi. Elisa Raia, ecco, ho dimenticato di dire una cosa importante, che questa volta abbiamo tentato un'operazione diversa, che non avevo mai tentato. Abbiamo ospitato nel primo piano del museo tre artisti che operano in real life, un acquarellista, il maestro Raffaele Ciccaleni, un artista poliedrico, diciamo, però in questo caso si è presentato come fotografo, William Nessuno, che è presente, e Elisa Laraia, che è una performer, anche lei è un'artista a tutto campo, videomaker e l'art director dell'associazione LAP, Laboratorio Arte Pubblica. E quindi abbiamo fatto questa operazione mai fatta di avvicinare artisti che operano solo nel mondo fisico ad artisti che operano in tutti e due i mondi. Penso che questa cosa sia, diciamo, ecco, anche in questo è cambiata la nostra sensibilità e il nostro modo di vedere le cose. Prima pensavamo, ecco, eravamo i puristi della media art. Oggi, pensiamo che siano cadute le barriere per cui, possiamo parlare tranquillamente di arte, perché qui dentro vi sono persone che studiano, che hanno molte conoscenze, che approfondiscono, che usano strumenti difficili, strumenti tecnologici sofisticati. Adesso cito Cerboni, ha presentato dei lavori fatti in maniera, diciamo, dice lui stesso, invece di usare i pennelli, invece di usare i colori acrilici e i colori d'olio, oggi usiamo strumenti tecnologici come Photoshop e altre cose, come gli artisti di Second Life usano Blender, usano Maya, usano programmi molto difficili anche da usare e realizzando, diciamo, avendo risultati molto, insomma, specifici e particolari. Ecco, si vedono le cose, cioè si vede l'evoluzione che questi lavori hanno avuto da 5 anni a questa parte, e Mario stesso se ne è accorto, insomma, che ci troviamo di fronte forse a lavori diversi rispetto a prima. Prima forse si prestava più al gioco. Innanzitutto per i favorevoli commenti che avete fatto prima, ringrazio tantissimo. Volevo effettivamente congratularmi con tutti voi perché questa è una cosa, io diciamo un minimo di esperienza diciamo, in questi mondi ce l'ho avuta e devo dire che questa è un'iniziativa veramente a massa critica, cioè da quanto io possa ricordare. E diciamo tutto è fatto con professionalità, curato, sono curati gli ambienti, si vede che praticamente c'è una capacità di gestione per cui 40 Non, artisti. in Europa, ma non solo, perché abbiamo anche artisti, diciamo, dagli USA. Sì. Ah, quindi sicuramente, è stato sempre così. È stato sempre aperto a tutte le nazionalità. Non ha mai fatto, diciamo, un problema campanilistico dell'Italia. E quindi è un luogo dove si incontrano proprio europei, americani, tedeschi, insomma, un luogo internazionale. E questo è anche un valore, secondo me.
è un valore perché qui veramente, insomma, non facciamo questione di lingua. Ci arrabattiamo, anche se l'inglese parliamo benissimo, però alla fine, insomma, ci capiamo e comunichiamo su quello che ci piace, che ci interessa, di cui ci interessa comunicare. E certo, la presenza di Alfa, scusate, è stata determinante per la ripartenza del museo, perché io ve lo posso dire sinceramente, avevo iniziato perché mi dispiaceva far morire questo progetto, perché è stato un progetto importante, però insomma forse ecco, avevo bisogno anch'io di uno stimolo, avevo bisogno di un affiancamento e quando ho chiesto ad Alfa se Ancora per questa meravigliosa serata e questo museo che è tornato e rinato in maniera più bella che mai. L'ultimo appuntamento a cui ho partecipato a Roma, appunto, era il primo festival della media art organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale. Un festival per parte come molti altri in cui la parte espositiva buona, curata piuttosto bene, è incentrata sia sulla presentazione di video che di alcune installazioni interessanti, fra cui l'opera di Alessio Chierico o la web photography di Max Sera di Falco. E tanti altri artisti italiani che hanno una forte valenza, possiamo dire, all'estero quasi più che in Italia. Ma senza fare i soliti discorsi, la cosa importante di questo festival, che secondo me è importante anche per una visione futura del Museo del Metaverso, è quello della formazione. Cioè, questo festival ha coinvolto 1200 studenti delle scuole romane con una serie di workshop e una serie di laboratori che sono stati importantissimi per evidenziare l'importanza del rapporto fra arte e tecnologia, cosa che molto spesso, secondo me, si perde un po' questo valore, in quanto quello che si vede nel mondo virtuale, quello che viene presentato, realizzato con i mezzi digitali, molto spesso, visto la grossa diffusione negli ultimi anni e la facilità di acquisto di questi mezzi, rispetto al passato, con tutti questi automatismi che permettono un po' a tutti mediocremente di fare qualcosa, rischia un po' di perdere la sua valenza. Il contenuto di linguaggio estetico e essere sopraffatto da quello che è ludico. Secondo me, proprio invece attraverso una formazione dei giovani, ma anche delle persone meno giovani con incontri di questo tipo, anche il Museo del Metaverso potrebbe riuscire a scavallare quel muro con cui si combatte da anni in Italia. Basta pensare all'esperienza del video art dagli anni 70 ad oggi, che è rimasto un patrimonio nascosto, e così, come dicevo prima, tante opere e tanti artisti hanno molti più meriti fuori dal confine. Grazie Grazie Maurizio, Maurizio, cara, prego, grazie a cara, hai voi. ascoltato questa Questa testimonianza da Roma, testimonianza da insomma, Roma, per capire cosa è perché successo cosa è su questo successo su questo fronte. fronte? È un fronte che ci Fronte che interessa. ci interessa. Un microfono fischia, Microfono fisso. forse il mio, chiudo. Non so se c'è qualcun altro che vuole. Paolo Valente, non ci dici niente, sei lontano tu oramai da noi, dai mondi. Cioè, dici. Sì, scherzavo.
Beh, dico, tu che hai seguito, insomma, diciamo, l'evolversi del museo, hai seguito un po' tutte le fasi, che ne pensi di questa cosa? Beh, personalmente ho seguito soprattutto l'aspetto tecnico di questa, della Ah, ma costruzione chi del è Liku museo. che Poi, parla? Ah, è Liku che mi parla? sentite? Sei Liku? Sì, sono io. Ah, ok, sì, dimmi, dimmi, Dicevo dici. che personalmente ho seguito più tutta la parte tecnica della realizzazione di questa cosa. Sì. E francamente devo dire che oggi, anche per OpenSim, è un successo enorme, perché 67 avatar tutti riuniti insieme in OpenSim fino adesso mi sembra che si sono visti solo proprio al congresso di Open Simulator, non in altre occasioni. Ed è anche una grande vittoria tecnica, perché siamo in una sim con 9.000 script e oltre 15, quasi se, più di 16.000 prims. Quindi, per chi diceva che magari OpenSim era ancora un pochino indietro rispetto a Second Life, forse oggi stiamo dimostrando che possiamo fare qualcosa, possiamo anche utilizzare tutta la libertà che questo strumento ci dà rispetto a Second Life per fare dei progetti che su Second Life, francamente, non era possibile fare. Qui possiamo fare molto, molto di più. Certo. Possiamo utilizzare questo strumento che ha delle potenzialità infinite per fare grandi progetti senza avere, fra l'altro, enormi spese. Esatto. Pensiamo che qui siamo, quante siamo? In questo momento siamo in 68 avatar che possono parlare in chat, che Nemmeno possono in parlare Second in Life. voice. È anche una possibilità di incontro Notevole, certo. enorme. Fare incontrare poi persone, fra l'altro la cosa eccezionale da tutte le parti del mondo, unite in un unico Esatto, progetto è qualcosa di eccezionale. Quindi diciamo questo che sicuramente. oggi per me sto aprendo un barile di birra perché devo festeggiare. Ma anche noi festeggiamo tutti. No, Paolo Valente diceva, dice poi per fare cosa? Vabbè, questo per fare cosa certo poi dipende da noi, insomma, è ovvio. Come dicevamo prima, adesso l'obiettivo è quello, di far sì che questo progetto si abbiamo tendere a questo risultato, perché a volte, ecco, non è un rimprovero, no? Però gli artisti tendono ad affidarsi, nel senso che si affidano e, diciamo, si aspetta sempre che qualcuno che pensino gli altri a fare. Invece la comunità, tutta la comunità deve pensare, diciamo, allo sviluppo di questo progetto, perché questa poi alla fine è una comunità, è un luogo, è una comunità con dei requisiti ben precisi. Questo penso. Per alcuni versi continuo a fare, diciamo, in forme, diciamo, anche molto diverse, e soprattutto legate anche all'arte. Oltre a quello che faccio io sono un architetto, quindi mi sono occupato molto dopo l'esperienza di Second Life di cross mediale. Dicevo, perché quello che rimane alla fine è il valore culturale di quello che abbiamo fatto, prima ancora che, diciamo, questo fosse riconosciuto come un valore artistico o creativo, così come si definiva, diciamo, questo livello primo dell'arte in Second Life, no? Ci soffermavamo molto sul termine ancora creativo prima di artistico. Dico, molto coraggioso, però bisogna rompere tutti gli indugi che allora avevamo e che in qualche maniera anche gli artisti hanno sempre un po' sofferto, no? Cioè, i veri pregiudizi io l'ho trovati molto di più da parte degli artisti di Second Life rispetto all'arte in totale, che da chi ha fatto arte rispetto alla sperimentazione, anche, cioè, diciamo, anche la possibilità di fare opere classiche,
contrastasse con Life o no. Io ho avuto la fortuna di lavorare con degli artisti che tranquillamente lavoravano dentro e fuori Second Life, dentro e fuori, diciamo, digitale, reale. Quello che era importante era l'opera, il pensiero che c'era dietro, la ricerca, perché spesso, diciamo, l'arte è stata un po' da apripista, no? Anche rispetto a tutta l'esperienza che abbiamo fatto dalla metà degli anni 2000, diciamo, ad oggi, rispetto a quello che abbiamo chiamato digitale e virtuale. Ti un abbraccio grandissimo. E adesso andiamo dove. Allora, c'è Dan Coyote con la sua performance. Chi vuole vedere la struttura. Visite la struttura, decidete voi quello che volete fare, siamo in tanti, possiamo anche decidere di fare cose diverse. Va bene? Roxano? Sì. Mi sentite? Sì, chi è? Elisa, la Raia. Oh, Elisa, ciao. Dici. Ciao. Sono qui, riesco solo adesso a collegarmi con il microfono. Una bellissima bene. Serata e volevo ringraziare te e volevo ringraziare tutti questa bellissima occasione. Per me si è emerso appunto il concetto di creare delle sinergie. Quello che diceva Paolo è molto vero, rispetto a quello che succedeva anni fa, bene o male adesso bisognerebbe forse cercare più di compattarsi, creare un gruppo. Di portare avanti queste idee, e questo forse allora non c'era, e la base credo sia questa. L'altra cosa, come dicevo, bisognerebbe cercare.